Carlo e Cipar Bologna, rappresentato da Fabrizio Bellocchio, che è il progettista di questo tipo di interventi. Buonasera a tutti, io parto un po' da lontano, parto dagli anni 2000, quando si cominciava a parlare della certificazione ISO 9000 e essendo la nostra azienda, un'azienda prevalentemente manifatturiera, perché ci occupiamo di cablaggi e quadristica, e le aziende con le quali lavoriamo hanno iniziato a chiedere la certificazione, quindi da lì siamo partiti con dei corsi di formazione che sono durati per diversi mesi, insomma. Sì, no, no, per gli anni 2001-2002. Nel 2002 abbiamo ottenuto la certificazione. Ma scusa, ti interrompo. Sono aziende grandi queste, evidentemente, perché sì, per poter avere aziende che ti richiedono una struttura, una ricerca, diciamo, nella qualità continua, anche quella di processo. Assolutamente, sì. Lì non c'è. Era il periodo in cui si parlava solo di qualità, insomma. Certo, quindi certo. Le aziende importanti, cioè le aziende con le quali lavoriamo, sono aziende comunque del territorio, però io anche internazionale, quindi non si possono permettere di avere dei prodotti che poi possono creare problemi, quindi quelli erano gli anni della certificazione. Quindi nel 2002 abbiamo ottenuto la certificazione formando gli addetti, perché fortunatamente sono tutti, è tutto personale giovane, era tutto personale giovane, l'azienda è nata nel 93 e quindi l'hanno recepito bene questo tipo di processo, certo. Questo tipo di processo. Per cui poi negli anni successivi, diciamo 2003, 2004, 2005, abbiamo continuato con dei corsi che erano più prevalentemente tecnici, cioè anche lì per formare il personale dal punto di vista tecnico, perché poi, come ho detto prima, essendo un'azienda manifatturiera che cablaggi e quadristica, quindi il personale non tutto proviene proveniva da istituti tecnici o qualcosa del genere, ma c'era anche, il perito chimico. Certo, quindi, certo. E quindi andavano formati. Ecco, tu stai parlando di grandi, programmi dove sono coinvolte evidentemente molte persone. Di quante persone stiamo parlando? Cioè, non è un'azienda proprio micro, ecco, la volta. No, negli anni 2000 erano circa 30 dipendenti. Ad oggi? Oggi siamo 60. Ecco, vedete come poi la formazione segue anche l'evoluzione dell'azienda. Ad oggi, quali sono gli interventi più recenti che avete fatto e permettimi dopo, perché ne so poco io, di che cosa vuol dire quando si parla di cablaggio, quello di tagliate dei cavi. Buonasera, cavi elettrici, quindi all'interno di qualsiasi apparecchiatura dove c'è una lampada o qualcosa, però noi partiamo dall'elettromedicale e andiamo ai pavimenti, certo. Quindi il nostro settore, cioè i nostri settori sono variegati, però. Sono variegati, cioè proprio. Oggi 60 dipendenti, un sacco di progetti, mi viene da dire, tanti progetti, tanti clienti importanti, tra i quali abbiamo Emerson. A livello internazionale è una multinazionale che si occupa con tutti i pro e i contro delle multinazionali, però c'è